Eccoci, ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi stiamo facendo il rococò in pieno menù natalizio. Vi volevo far vedere noi come li facciamo. Ovviamente il rococò è un dolce napoletano che è molto molto buono, è tipo un tarallo, vero ma? È buono, con le mandorle, è buonissimo. Adesso faccio vedere come lo facciamo noi, poi magari voi nei commenti ci dite come lo fate voi. Allora, che cosa ci occorre? Ci vuole la farina e uso la farina Manitoba. Adesso eccolo qua. Lo zucchero integrale, lo metto. Mettiamo lo zucchero integrale di canna, poi facciamo una versione sana, quindi del rococò. Farina Manitoba, la ricetta ve la metto in sovraimpressione, ragazze. Zucchero integrale di canna, mamma mia, non vedo l'ora di mangiarsi rococò. Io li adoro i rococò. Poi facciamo pure gli struffoli. Volete il video anche degli struffoli? Questi sono i rococò. Mettete un pollice in su, così facciamo anche gli struffoli. Vero mamma? È molto contenta mia mamma. Tutte le persone che compaiono nei miei video sono molto contente di fare i video. Voi potete osservare. Secondo la loro volontà poi. Mamma, scusa, ma ho passo telefonine, che stai vedendo? C'è la ricetta. Specifichiamo. Ma la ricetta tua? La ricetta mia, che non dovevo comprare il materiale. Il materiale. C'è scritto allora Mon Amour. Ah, la ricetta di Paquito segreta. Stavo per strada. Pensa un poco che mia mamma e mio padre, invece di mandarsi le lettere d'amore, si mandano le ricette di rococò. Pensa un po'. C'ha scritto Mon Amour come nome. Non mi ricordo più quanta farina. Non mi ricordo quanta farina ho messo. Mamma, ci mangiamo sti rococò, chissà. Mandorle, molli le mandorle. Queste sono mandorle pelate, senza pelate. Sono mandorle o sono patate, niente, non ci capisco. Sono mandorle pelate. Patate. Pelate. Perché se sta la buccia vengono amare, non mi piacciono. Ragazze, le mandorle sono essenziali. Il limone e l'arancia grattugiata. Mamma, hai deciso, o limone o arancia. Arancia. Poi le tue amiche che vedono il video ti sfottono. E questo qua è il libro delle ricette di mamma Rosy, Rosy Salata. Dolce con il viso soffiato. No, non la distraete, se non ci mangiamo si gioco poco, mamma. Aspetta un attimo. Ma si mettono intere, no? Tagliate. No, hanno detto intere, io non mi ricordo. Chi l'hai? Ah, tuo padre. Poi ci vuole il pisto. Ah, ecco il pisto, spieghiamo sta cosa. Che è sto pisto? È una spezia particolare che si usa nei rococò, nei mustaccioni, tipo la cannella. Ah, è quello che dà quell'aroma, giusto, un po' appunto forte, tipo cannella speziato, giusto? Una cannella più cannella e zenzero, sembra. Mamma, ma sei diventata balbuziente. Mamma, dici, io sono Rosy Salata. Dici, mamma. Ma dici? Non dice tu niente, tu avevi detto che c'erano. Ma mi fai confondere, io non sono abituata alla notorietà. Dici questa cosa, io sono Rosy Salata. Mamma, dici? No, è inutile, già lo sanno. Quindi hai messo tutto alla fine? Ok, sì. E adesso che cos'altro? Adesso si impasta con l'acqua. Ma acqua fredda o calda? Calda. Ah, calda, importante. Ma il lievito non si mette, mamma? Abbiamo messo il bicarbonato. Ah, perfetto, ok. Fate come fa Rosy, che non sbagliate. E la magra. No, magra no, mamma. Che è la magra? No, volevo dire maga, mi è uscito magra, ma non si sia. Non è adatta a me. È la maga del rococò. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hai visto, ho imparato la pronuncia? We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Mo che dobbiamo fare? Si deve impastare, poi si fanno le forme tonde come un tarallo e si infornano. Quindi deve essere proprio morbido l'impasto, ho capito bene? Sì, è semplice, non molto non morbido. Non molto morbido. E vedi che non è allergia. Non è morbido, mica è morbido. Sì, mica è morbido. Va bene così. Però mi puoi mettere un poco d'acqua. Ancora acqua ci vuole? No, un poco di acqua fredda qua dentro, per favore, è troppo calda. Ma ne serve appena un poco, perché ci sta un poco, vedi? Appena che non si è unito, E mo si fanno i susamil, ecco qua, vedi? Una specie di salsicciotti. E poi dopo riunite e fate dei taralli, come dei taralli, molto molto semplice. Questi poi crescono un pochino, sì. Quindi non bisogna farli troppo grandi. No.
No, oggi già è troppo grande. Già è troppo adesso grande. Si un po' devono, più piccoli. Dopo però si devono spennellare con l'uovo battute, capito? Ah, ho capito, va e bene. E poi dopo si infornano normalmente. Sfida all'ultimo rococò. Chi vincerà? Vediamo. Pacchito in pole position. Una forma di stella. Pacchito batte rosi. Mi devo comprare la stella di Natale. Ma che non ha poco finito Natale, tu a casa stella. Non hai comprato panettone, non hai comprato la stella di Natale. Mamma, ma tu devi comprare la stella di Pasqua l'altro poco, è finito Natale. Guarda un migliore. Qual è il tuo? Metti il nome sopra. Ma perché così piccoli sanno a fa? Sì, quelli sono. Ma quando mai? Quelli poi crescono. Dopo 2 ore sto ancora a fare taralli. No, non è vero, invece è una ricetta molto molto veloce, perché praticamente si fanno, non devono crescere nulla e si infornano direttamente. Sono 2 bei ruoti da infornare. Però c'è una frutta di nuovo. No, sto sbattendo il tuorlo dell'uovo per... Ah, il tuorlo dell'uovo adesso lo spennelli con un pennello sopra ai... taralli, appunto. Rococò. Solo il tuorlo si spennella bene bene. Perfetto, così alla meglio, molto molto caserecci. Sono so buoni, mamma mia, li adoro. Poi sono molto sani, avete visto? A parte lo zucchero, insomma, non c'è burro, non c'è particolare ingredienti pesanti, insomma, sono buonissimi. Eccoli qua, sono pronti i rococò. Guardate, non vi lasciate ingannare dal fatto che sono un po' morbidini quando li togliete. Non li fate cuocere più di un quarto d'ora, sennò diventano duri. Infatti già si stanno indurendo. Quando poi sono freddi diventano belli duri e croccantini. Altrimenti se li fate cuocere troppo diventano delle pietre, vero Nancy? Troppo duri che poi se ne cadono tutti i denti. Quindi eccoli qua come sono belli. Eccoli qua, guarda come sono diventati belli, guarda il nostro rococò, guarda Molly come guarda attenta tutta la separazione. Si stanno facendo freddi e quindi si stanno indurendo. Guarda come sono più duri. Sì sì, e quelli man mano sono sempre più... Però non devono venire proprio delle pietre. Se seguite i tempi vengono giusti. Più grandi sono e meno sono pietre dure, diciamo. Infatti, se sono più piccoli si fanno più duri. Questi infatti sono proprio più duri. Conviene farne qualcuno piccolo e qualcuno più grande, così non potete sbagliare. Così a chi piacciono duri si piacciono duri, a chi piacciono li piacciono. Eccoli qua, pronti da mangiare un bel vassoio di rococò. Guardate, una ricetta veloce, economica e che piacciono a tutti. Se volete anche il video dei mustaccioli, mettete un bel pollice in su. Io e la mamma vi salutiamo, vero mamma? Ciao! Ciao da Rossi Salata! Scusate, non è ancora molto pratica con la videocamera, però la farò spratire. Ciao ciao!